sviluppano tutta una serie di sintomi simili, sviluppano tutta una serie di caratteristiche simili. Una di queste caratteristiche che le accomuna, che non tutti quelli che hanno questa storia la sviluppano, ma tutti quelli, molti di quelli che la sviluppano hanno questa storia, è avere problemi durante la notte. Hanno paura della morte, hanno paura dell'abbandono, perché la negazione gli fa sviluppare il terrore. Ok? Allora, scusate, leggo un attimo cosa scrivono. Molti di questi episodi escono fuori proprio quando i figli diventano genitori a loro volta, quindi io sto scoprendo una mia infanzia in questi anni. Esatto, sì. Ci sono corsi per noi educatori per apprendere come gestire e aggiustare il tiro con bambini che entrano 3 anni al tiro, hanno alcune caratteristiche, se ti piace. Allora, come aiutarli? Io, Sonia, spero che attraverso questo corso voi avrete maggiori strumenti per dare una mano ai bambini. Parleremo di questo, ma non solamente di questo. Comunque, brevissimo spazio pubblicitario, se volete, noi facciamo tantissimi corsi di formazione per educatori. Questa è un po' una spolverata che vi diamo di tutte quelle che sono le argomentazioni, però quello che tu stai chiedendo noi lo affrontiamo in maniera molto più specifica. Quindi se segui la nostra pagina trovi queste informazioni. Ok, altre domande su quello che ho detto fino adesso? Ok, allora vado avanti se non ci sono altre domande. Vi dico l'ultima cosa per oggi e poi ci salutiamo e ci lasciamo con i compiti per casa per la prossima. E l'ultima teoria interessante che secondo me spiega bene come funzionano questi meccanismi che prendono piede nella primissima infanzia è la teoria di Eric Berne sui copioni di vita, che fa parte dell'analisi transazionale. In pratica Berne sostiene che sulla base delle prime esperienze che il bambino vive quando è piccolo, sviluppa un copione di vita. Un copione di vita è una sorta di canovaccia esistenziale, è una sorta di sceneggiatura interna. Cioè il bambino che viene esposto a situazioni che si ripetono, immaginate proprio un ciclo, dei cerchi, una ruota, pensa che quella sia la modalità d'esistenza, cioè collega la percezione della propria identità, che è informazione, a quegli eventi che si ripetono. E crescendo, se non ha rielaborato la sua storia, io metto sempre il se, perché quando uno va a riscoprire tutto è libero. Quelli che sono vittime dei loro stessi sono quelli che tengono nel buio il passato, sono quelli che idealizzano i genitori, sono quelli che li infangano, sono quelli che non riescono a prendere in carico la propria vita, ok? Quindi, quando diventerà grande, questo bambino cercherà di ripetere quel copione. Come lo fa? Allora, può essere un bambino che, ne so, mettiamo che... Provo a inventarmene uno di copione per cercare di farvi capire. Padre e madre, il copione che io ricevo è padre assente al lavoro, madre presente, ok? Mettiamo che io sono una femmina, sono una donna, ricevo come modello genitoriale madre e padre, ti saluto, cascato pure tutto. Quando io cresco, ho incorporato questo copione, non me ne rendo conto, attraverso quello che Eric Berne definisce gioco psicologico, che è una sequenza psichica, comportamentale, che ha 8 sequenze, che ha come scopo la conferma del mio copione, la prima sequenza è l'esca, io cercherò di ricreare la situazione da cui derivo. Cioè io come donna mi cercherò un uomo assente. E poi mi lamenterò, ma mamma mia questo lavora, mamma mia come sono sola, mamma mia che sfiga, mamma mia. In realtà Berna direbbe, hai cercato col lanternino, hai ritrovato esattamente quello che tu hai incorporato come copione. Non sei sfigata che ti sei trovata l'uomo assente, l'hai cercato proprio bene, l'hai trovato, perché la forma genitoriale che tu conosci è uomo assente, è padre non presente, è mamma solitaria, ok? Il gioco psicologico lo dovete immaginare, il copione di vita lo dovete immaginare come questa sceneggiatura e dovete immaginare voi stessi come dei registi. Ogni mattina voi uscite di casa, mettete il vostro banchetto sulla strada e dite qui si aprono le audizioni per
non so, persona che viene sempre giudicata, si aprono le audizioni per, non so, responsabilità tutte su di me per la vittima, si aprono le audizioni per donna maltrattata, si aprono le audizioni per sete di potere, si aprono le audizioni per manipolatore cerca manipolabile. Ci sono tantissimi copioni di vita. Cioè noi, se non rielaboriamo la nostra storia, non facciamo altro durante la nostra vita che ricercare di ripetere quello che abbiamo ricevuto. Pensate alla vostra vita, quante volte succede che ci sono delle cose che si ripetono. Trovate ragazzi con le stesse caratteristiche, luoghi di lavoro dove ci sono le stesse situazioni, le stesse condizioni, gli stessi amici, stesse dinamiche. E non siete sfigati, siete veramente abili nel trovarle, ok? E spesso, a volte, diciamo a volte, dai, veicolano anche sofferenza, perché se il mio copione di vita, ad esempio, è uomo assente, io nel suo silenzio ho comunque percepito amore. Mi sono dovuta costringere a pensare, per sopravvivere come bambina, che anche questa fosse una forma d'amore. Riuscire a cambiare significa accettare di lasciare il proprio dolore. Ma se io il mio dolore ho ancorato la percezione dell'amore, io non lascerò il dolore. Molte persone vogliono cambiare, molte persone vogliono stare bene, ma moltissime non sono disposte a lasciare il dolore. Perché quando erano molto piccole, precocemente, hanno associato al dolore l'amore. È chiaro? Scusate, sento il rimbombo, c'è mia madre che mi sa che è nell'altra stanza che sta ascoltando il video. È vero, mamma? Comunque, perché sono venuta a casa mia che la connessione era più stabile, non avevo bambini che ronzavano intorno. Ok, allora vi chiedo, se ci sono delle domande, per finire qui oggi, vi do 5 minuti e poi vi dico gli esercizi da fare per la prossima volta. Allora, vedo che su Facebook, dove c'è la diretta, stanno scrivendo delle cose. Vi rispondo a tutti dopo, che adesso contemporaneamente non ce la faccio, che sono anche sull'altro programma. Anzi, facciamo così. Siccome su Zoom non stanno scrivendo, provo a rispondere. Però verbalmente alle varie domande, poi magari più tardi, se riesco, rispondo anche per scritto. Però non mi compaiono tutte. Allora, riferimenti bibliografici della Miller. Allora, Alice Miller, e vi consiglio come libri Il risveglio di Eva, La persecuzione del bambino, Il dramma del bambino dotato, La ricerca del vero sé. E il bambino inascoltato, in quest'ordine qui, ok? Poi qualcuno, ho visto un attimo che aveva scritto come raccontare a una bambina che ci sono stati degli aborti precedenti, però non ritrovo più la domanda. In realtà è molto più semplice di quanto si pensi. Allora, per raccontarlo a un bambino ci sono diverse modalità. O glielo raccontate da quando nasce, in maniera molto diretta, quindi: tesoro, guarda, adesso ti racconto la storia della nostra vita,
prima c'eravamo io e tuo padre, ci siamo conosciuti, poi sono rimasta incinta, poi ho perso un bambino, poi sei arrivato te. Se io questa cosa te la racconto da quando tu nasci, tu cresci con questa informazione, non c'è poi un momento in cui te la devo raccontare. Cioè, nella tua linea temporale non c'è qualcosa che spezza del oddio, ma quindi mi hai raccontato una storia, cioè ho percepito una storia che non era quella reale. Non arriva un punto in cui devo ricostruire tutto, ma il mio vissuto emotivo e la mia narrazione esterna combaciano. Ma se io questo non l'ho fatto, metti che la bambina ha 2, 3 anni, a un certo punto ti devo dare l'informazione. Secondo me la modalità più semplice, oltre alla narrazione, potrebbe essere quello del supporto con un libro. Cioè, io posso costruire un album della nostra famiglia, creo un supporto fisico al quale tu puoi attingere anche autonomamente. Quindi, prima pagina, c'erano papà e mamma, seconda pagina, papà e mamma si sono incontrati, papà e mamma sono diventati una coppia, papà e mamma sono diventati i genitori. Prima gravidanza della mamma e mettete le foto delle ecografie. C'era un bambino che si chiamava e gli date un nome. Ogni bambino che perdete deve avere un nome e una data di nascita, ok? Perché deve avere il suo posto nella famiglia. I posti che vengono lasciati vuoti vengono ricoperti da altri. E questo è un grande problema a livello di dinamiche generazionali, di dinamiche sistemiche, ma questo magari lo approfondiamo la prossima volta. Ed è molto più semplice, il bambino quando se lo legge dice: "Ah, ma quindi non sono il primo, ce n'era un altro". Il bambino lo vive molto serenamente come informazione, siamo noi che ci facciamo un sacco di scrupoli, di pensieri. E quell'informazione va a mettere il pezzettino nel puzzle che ha un buco, ok? E il bambino passa oltre, seconda pagina, poi sono rimasta incinta e sei nato, punto. Me lo rileggi questo libro stasera? Sì, te lo rileggo. E attraverso la narrazione al bambino voi rielaborate il vostro lutto. I primi psicanalisti che incontrerete da adulti saranno i vostri figli. Forse ne avete già incontrati altri psicanalisti. Comunque, gli psicanalisti più efficaci che incontrerete nella vostra vita saranno i vostri figli, sono i vostri figli. Un'altra cosa che si può fare, ad esempio, è tra le foto della famiglia metterci una foto che rappresenti questo bambino. Ad esempio, io ho perso un bambino, tra le foto della famiglia, tra le varie cose che ho appese su, c'è una cornice vuota con il test di gravidanza. E quando io parlo ai miei figli, glielo dico, siete in tre. C'è Vittorio, poi c'è Coralie, poi c'è Amedeo. Il compleanno della seconda bambina, quella che ho perso, è il compleanno, cioè è la data di nascita in cui sarebbe dovuta, è la data presunta del parto. E Amedeo sa che è il terzo. Quando in giro le persone fermano: "Ah, hai 2 figli?" Dipende, se è una vecchietta in fila alle poste, non gli sto a dire: "Ma no, c'ho 3 figli, uno l'ho perso". Se è una persona con cui ho più confidenze, dico: "No, sono 3 di figli, ok?" Quindi è veramente molto semplice. Dovete riuscire a superare la vostra paura di parlare di questo tema. Paolo, la difficoltà è quella di connettersi ai propri genitori e riscoprire la propria infanzia. Se mio marito ha grosse difficoltà a parlare con i suoi genitori, io come posso aiutarlo? Non posso sostituirmi a lui. No, non ti puoi sostituire a lui. Assolutamente no. Se volete cambiare qualcosa, partite da voi stessi e tutto cambia intorno. La frase di Gandhi, sì, il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Se voi cambiate, i vostri compagni lentamente cambiano anche loro, perché la trasformazione, se uno la fa, è evidente e le persone che stanno attorno ne beneficiano e ci si avvicinano. Se io pretendo che l'altro si trasformi, è il modo migliore che ho per allontanarlo da me. Faccio un attimo vedere una cosa. Bambino, padre e madre, ok, lo vedete? Quando il bambino nasce già c'è una sproporzione, la madre è un pochino più vicina rispetto al padre perché l'ha tenuto, perché il bambino prende il latte da lei, perché c'è un rapporto più intimo, anche fisico. Il padre è già parte svantaggiato, se poi questo padre ha ricevuto una figura genitoriale paterna assente, si mette ancora più indietro. Quello che io vedo succedere oggi, purtroppo, forse succedeva anche ieri, non lo so, io ieri non c'ero, vedo quello che succede oggi, è che le mamme sono molto vicine ai bambini e i papà, con la scusa del lavoro, con un sacco di scuse, sono sempre più lontani. Cosa significa? Che ogni volta che arrivano al bambino, magari torno alle 8 di sera e mi avvicino, posso fare delle cose che accadono.